La ruota è alta 80 metri, Jeff. Cavolo, riesci a immaginarla? Beh, ci sto provando. Chissà che panorama si vede da lassù. Io dico di andarci come prima cosa. Faremo tutto ciò che vuoi. Sei tu che voglio. Non sei ancora stanca di me dopo un intero giorno di matrimonio? Non mi stancherò mai di te. La considero una promessa, cara. Mi sa che ci siamo. Wow, non è magnifico! Come nei dei Plian. Davvero stupendo. Check in. Ci siamo solo noi? Scommetto che stamattina sono tutti andati alla fiera. Riproviamo. Beh, la qualità del servizio non sembra promettere nulla di buono. Non voglio aspettare fino a domani. Firmiamo e andiamo alla fiera. Non andremo da nessuna parte prima del check-in. Servizio lento? Staranno sistemando i dettagli perché sia perfetto. Questa è la mia Marie, sempre incline all'ottimismo. Vi chiedo umilmente venia. Per lo spavento e per la lunga attesa. La mia presenza era richiesta altrove. Da qui in avanti prometto che non deluderò più il vostro ottimismo. Benvenuti al World's Fair Hotel. Prego. Una firma. Prima volta a Chicago? Se dovessi indovinare, azzarderei che siete qui per l'esposizione. La fiera, sì, ma non solo. Diciamo che oggi è un giorno molto speciale per noi. Ah, luna di miele. Che bello, una meraviglia. Forse mia moglie, la signora Whitman, gradirebbe firmare. Sì. Oggi è il primo giorno della nostra luna di miele. Congratulazioni. Beh, in tal caso è d'obbligo un servizio migliore. Vi sistemerò nella suite. Oh, beh... Quanto ci verrebbe a costare? Stia tranquillo. Stessa tariffa di quella standard. L'extra lo offre la casa. Voi due siete i nostri primi sposini. Che gentile. Grazie, signor... Holmes. Henry Howard Holmes. L'albergo è delizioso, signor Holmes. Beh, vi ringrazio. L'ho progettato e costruito quasi tutto da solo. Siete un architetto, dunque? Architetto, progettista, muratore, medico, artista. Diciamo che coltivo svariati interessi. Notevole. Prego, date un'occhiata. Abbiamo vari articoli al bancone della farmacia. Porto i bagagli nella vostra stanza per verificare che sia tutto in ordine. Lasciate una nota se volete acquistare qualcosa. Andrà sul conto della camera. Grazie, signor Holmes. Davvero cortese. Il piacere è tutto mio.
Dunque, cosa mi sono dimenticata? Oh, mi perdoni, signora. La avverto, mio marito non apprezza gli uomini troppo arditi. Sembra un individuo a posto. E come va il matrimonio? Direi divinamente. Proviamo a salire. La stanza sarà pronta. Hai trovato nulla di interessante tra i gioielli? Niente di grazioso? Sei curiosa, vero? Cosa ci sarà qui? Inizio a pensare di aver sposato un'avventuriera. Ruote panoramiche, stanze proibite. Siamo forse in cerca di brividi? Forse. Solo una stanza incompleta. Visto che succede quando cerchi il rischio? Se è una scusa per sottrarsi alla ruota... Lo so, non rinunceresti mai. Aspetta, che cos'è? Non muoverti. Un rischio davvero eccitante. Sarà eccitante anche dormire sotto un ponte se ci sbattono fuori da qui. Andiamo. Benvenuti nella nostra suite luna di miele. Grazie davvero, signor Holmes. Prego, godetevi il soggiorno. Con permesso, ho del lavoro che mi attende. Sono sicuro che ci rivedremo molto presto. Incredibile, sembra quasi la stanza di un re. O di una regina. Oh, caro. Bacia questo. Non sei per nulla cortese. Ehi! Ha! Centro! Te la sei cercata. Dovrei preoccuparmi? Se sei furbo. Pietà, pietà! Ok, hai vinto. Niente di rotto? Solo l'orgoglio. Se offrissi di fare pace? Ho il sospetto che tu stia tramando qualcosa. Niente affatto. Ho un regalo per te. Chiudi gli occhi e vai allo specchio. Come sei astuto e romantico. Se mi arriva un cuscino in faccia, ti tiro un ceffone sul muso.
C'è forse qualche problema? No. Apri gli occhi. Oh, Jeff, è davvero stupenda. La adoro. Bene. La vittoria è mia. Ora ti concedo quel bagno. È bloccata. Possiamo provare a spingere? Apriti, sesamo! Grazie. Perché non ti radi mentre entro nella vasca? Poi potremmo fare un piccolo rendezvous. So cosa vuol dire. È un gioco erotico francese, vero? Basta, raditi. Ho il timore di essermi dimenticato il rasoio. La farmacia di sotto ne avrà. Non metterci troppo nella vasca. Tranquillo. Meglio di no. Avrei giurato fossimo passati da qui. Cosa? Santo Dio! Molly! Sei tu, caro? Jeff? Oh, vuoi forse fare un altro gioco? Ok, c'è un ladruncolo. Ti ho colto in flagrante, signor... Holmes! Salve, che ci fate cara. Voi qui? Jeff! Io dubito davvero che possa sentirvi. No! State lontano! Ma non ho ancora finito. Non ribellatevi. Risparmiatevi inutili sofferenze.
Cosa? Cosa avete... Cosa avete fatto? Calmatevi, vi prego. Vostra moglie ha avuto un incidente. Problemi, signore? Perdendo l'ultima occasione di ribadirgli il vostro amore. Marie! Marie! No! Un posto per ogni cosa al suo posto. Wow, niente male. Oh, ma che meraviglia! Solo il meglio per te. Mamma impazzirebbe letteralmente. Sentite, che lusso. Buon uomo, lavorate qui? Salve! Benvenuti al World's Fair Hotel. Oh, sei qui? Stavi aspettando da molto? Ecco, questo è il mio archivio. Un'ampia collezione di storie intrise di mistero, paura e orrore. Io sono il curatore. È così bello avere compagnia. Per molto tempo sono stato solo. Non ricordo molte cose di quando non ero qui a custodire questi racconti. E che senso ha una storia se non c'è nessuno che la ascolta? Questa è una storia che parla di creativi e di quanto siano disposti a sacrificare per l'arte pura. L'arte produce le reazioni più diverse. Delizia, incanto e trasporto, sì, ma anche dubbio, paura, terrore. Le tue reazioni e le conseguenti scelte influiranno sulla storia. Nascoste negli scenari troverai oscure illustrazioni. Esse mostrano tutte le possibili conseguenze delle tue scelte. E a volte a risultare decisive sono le decisioni all'apparenza insignificanti. Quello che accade dipende solo da te. Ne sei responsabile. Io non posso interferire, perché contravverrei alle regole. Posso solo assistere agli eventi registrando tutti gli snodi più cruciali. Oh! Li avevi mai visti? Sono antichi. La gente li chiamava oboli. Li deponeva nella bocca dei defunti per pagare il traghettatore. Prova a cercarli. Si nascondono nei posti più impensabili. Vorrei che mi portassi tutti quelli che trovi.
I tuoi sforzi saranno ben ripagati. Bene, cominciamo? Fate il vostro gioco. Io osserverò. Mi chiamo Kate Wilder e sono laureata in psicologia criminale. Sono una giornalista investigativa e credo nel mio lavoro. Di recente è andata in onda una mia intervista a Chicago AM. È dura quando tutti ti danno della stronza perché dici la verità. Ma no, certo ho i miei difetti, come tutti. E ci sto lavorando su... Ehi, sono Mark, ho studiato fotografia all'UCLA e mi piaceva molto. Vorrei tornare tanto a dedicarmi sul serio alle foto. Come dire, beh, è un lavoro. Sono un macchinista e addetto a luci da anni. Guardi le luci, le aggiusti. Non è facile trovare persone così e poi non so che dire. Sono stanca di essere sola. Scusi, devo iniziare dalle qualifiche o tipo dalla vita privata? Perché io, cioè, questo lo vedrà qualcuno. Non mi piace molto apparire. Sì, Charlie Lonit, inglese di nascita. Vivo qui da 20 anni. L'ultima serie procedeva senza intoppi. Era davvero un progetto ben confezionato e... purtroppo non ha ottenuto il successo sperato. È stato un disastro, a dire il vero. Abbiamo sentito abbastanza. Abbastanza? Oh, è solo l'inizio, vostro onore. Temo non abbiate compreso. Io sono nato con il diavolo in me. Non posso oppormi alla mia natura di assassino. Come un poeta non posso opprimere l'afflato lirico. Seppellitemi, vostro onore. Assicuratevi di riempire la mia cassa di cemento e seppellitemi più a fondo di chiunque altro e versate altro cemento sulla terra perché, credetemi, la semplice morte non potrà fermare la mia mattanza. Il 7 maggio 1896. Herman Mudgett, anche noto come Harry H. Holmes, fu messo alla forca. Il suo collo non si spezzò per l'impiccagione. Le cronache riportano che trascorsero 15 lunghi minuti in cui il mostro rimase a soffocare prima di spirare. Il primo serial killer americano confessò 27 omicidi. Ma quando gli inquirenti analizzarono a fondo le sue tracce, ricostruendo i suoi spostamenti, la cifra aumentò sensibilmente. Quasi 200 vittime. Fu il primo serial killer americano e forse il peggiore. Fu sepolto, come richiese, nel cemento. Sperava di sfuggire al giudizio divino? O voleva davvero impedire al diavolo di riemergere e uccidere di nuovo? Allora, pareri? Onestamente, Charlie, mi pare una montagna... Un secondo. Lonit Entertainment. Cerco Charles Lonit. Sono io. Mi chiami Charlie. Io sono Grantham Dumet. Posso aiutarla, signor Dumet? In realtà io posso aiutare lei. Le spiego. La ringrazio molto, signor Dumet. Sembra davvero fantastico, ma... ecco... vorrei capire dov'è la fregatura, senza offesa. Ma si figuri. Sono una persona fortunata. Non mi serve molto, ma il mio tempo è alquanto prezioso. Dobbiamo farlo oggi stesso. Manderò un'auto questo pomeriggio alle 16, puntuali. Questo pomeriggio? Sarebbero 2 giorni di riprese. Ho dato il weekend libero alla troupe e mi creda, hanno un brutto carattere. Senza di loro questa conversazione non ha senso.
Noi... Le ho detto come stanno le cose. Non fatemi perdere tempo. Mando l'auto o no? Sì, certo. Ok. Saremo lì. Promesso. Ottimo. La manda il signor Dumet? Noi... Bene. Carichiamo i bagagli. Lascia. A posto. Spiace. Sicura? Certo. Questa è la luce LED che vi fa brillare. Possiamo lasciarla. Va bene, va bene. Sarà grandioso, gente. Avventura. Mistero. No? Si va in gita! Evviva! Wow! Urrà! Sarà fantastico. Dove stiamo andando di preciso? Non ami le sorprese? Sapete cosa mi ricorda? Non dirlo. Topeka. Esatto. Da sola, senza un soldo in tasca, un telefono morto e dispersa nella maledetta Topeka. Non per colpa mia. Certo che era colpa tua. Perché tu non lavori, improvvisi. Allora, dai Charlie, che sappiamo del tizio? È ricco, un eremita, ossessionato da H.H. Holmes. Un tipo equilibrato. Andremo in una tenuta che è ereditato da un parente. Quello era ossessionato da Holmes. Alcune stanze sono molto fedeli al castello della morte. Dumet ha planimetrie, documenti, oggetti. Ho detto che avrebbe salvato lo show. E non stavo esagerando. E hai fatto delle verifiche? Voi fidatevi di me. Perdonate la segretezza. Adesso, prima di procedere, devo chiedervi di mettere via i telefoni, per favore. Vi sembrerà contraddittorio, dato che vi ho invitati a filmare la mia collezione. Non posso mettere dispositivi in grado di diffondere questo informazioni previsto, che le darebbero lo i miei già. Interessi o vita privata. Ci sono delle regole. Qualunque immagine potrà essere utilizzata solo se approvata da me. Esigo la massima riservatezza. Devo insistere. Casa sua, regole sue. Ne vale la pena per cosa offre. Non ci ha neanche chiesto soldi. Se gli basta questo, accontentiamolo. Va bene. Per lo show. Credetemi, sarà un successo. L'hai detto anche a Topeka. Ma se è così ricco, perché non ha domestici? Non ci aiuta. No, niente. Faccio io. Grazie, bello. Non disturbarti. Cafone. Ok. E adesso? Vorrei girare qualcosa del lago e del terreno intorno. Difficile con tutta questa nebbia. Là, dall'alto c'è una buona visuale. Oh, di sicuro è in alto. La vista sarà magnifica. Possiamo riprendere da sopra la nebbia. Charlie, ti esploderà un polmone prima di metà strada. Sono in forma smagliante. Mark, è una follia. Si può fare. Andiamo, Charlie. Attenti, ragazzi. È stato bello. Andiamo. Ragazzi, muovetevi! Ci siamo! Chris,
Cristo, che rumore! Beh, fatto apposta per sentirsi da lontano. Sì, beh, questo lo so anch'io, ma... Oh, tanti saluti al piano A. Troveremo un'altra strada. Dai. Priorità all'arte, eh? Ehi, Mark, volevo solo dirti... Grazie per il supporto. Cosa? Per queste riprese? No, di tutto il viaggio. Sai, con alcuni della troupe è difficile... lavorare. Jamie e Kate non avrebbero accettato se tu non fossi venuto. Ho pensato che per un episodio così incasinato servisse tutto l'aiuto possibile. Beh, sì. Probabile. Chissà che tempesta. Ehi, finito qui, vorrei staccare 2 settimane e tornare dai miei. In realtà mi servi. Mi piace il tuo occhio in post-produzione. Sono parecchio preso al momento, Charlie. Ah, beh, ci mancherebbe, certo. Prenditele pure. Rilassati. Ti ringrazio. Finisco io l'episodio. Farebbe bene anche a te. Stacca un po'. Non hai una famiglia da tormentare. Oh, beh... Non c'è nessuna signora Lonnit sepolta in qualche armadio? Sposato al lavoro? Sposato al lavoro? E come procede il matrimonio? Beh, rispetto alla media delle coppie vere, direi molto bene. Sposato al lavoro. Che è questa roba? Manichino, sta al fresco. Forse viene da qualche vecchio museo, chi lo sa? Sì, è probabile. Vieni? Sì, stavo guardando la luce sulla nebbia. E cosa c'entra con lo show? Mi ha solo colpito. Arrivo. L'occhio del fotografo. Che dire, è una cosa più forte di me. Ci sono parecchi intrecci tra la parte creativa e... quella commerciale. Ne sei sicuro? Perché l'intreccio con Kate non mi sembra molto... Abbiamo detto di non parlarne nel weekend. Voglio solo che resti concentrato. Sembra inutilizzato da secoli. Perché la sirena suona ancora? Perché la nebbia non è andata in pensione. Ora è automatica.
È chiuso. Sembra antica. Che cos'è? Una vecchia moneta. Soldino per me. Ehi, mi spiace essere un po' duro ogni tanto, ma non potrei girare lo show senza di te. No, non è vero. Io reggerò il volante. Volante? Della Lonnit Entertainment. Ma sei tu a tenere acceso il motore. Le auto non funzionano così. Gesù, una volta che faccio un complimento. Ho capito, Charlie. Grazie. Che sarà mai un'effrazione? Com'è che non sei in prigione? Che è questa roba? Piacere anche per me. Basterebbero delle tende, delle lenzuola pulite. E una tanica di disinfettante. Questo posto mi mette un po' a disagio. La tassidermia è una... It's gonna be okay. It's all gonna be okay. Che vista. È perfetta. Dai, riprendi. Voglio una carrellata sul lago che finisce a inquadrare l'isola. Dopodiché zoomma bene sul faro. Thank you.
Ehi, guarda là. Dai, sarà meglio scendere. È lui? Non lo so. Non l'ho mai incontrato. Come faceva a sapere l'argomento del nostro programma? Non gliel'ho chiesto. Che strano. Cerchiamo di essere gentili. Salve, signor Lonnit. Eccomi. Sono Grampten Dumet. Salite tutti a bordo e possiamo andare. Lui è Mark. Mark. Erin, Jamie. Signore. E lei è Kate. Molto piacere, signor Dumet. Non vedo l'ora di ammirare ciò che ha da mostrarci. Siamo davvero molto grati. È un piacere conoscervi. Cosa ne dite di salpare? Ci tengo a ringraziarla di nuovo per questa opportunità. Si figuri. Mi diceva che è stato un suo prozio a darle... Non perdiamo altro tempo. Le spiegherò tutto più tardi. Sì, bene. Ora raggiungiamo l'hotel. Mi raccomando, state vicini, sempre insieme. È pericoloso qui? No, certo che no. Sul serio? Non mi sembra convinto. È perfettamente sicuro, ma in caso di incidenti saremmo lontani dai soccorsi, quindi vi prego, fate attenzione. Questo posto ha l'aria di essere davvero ben protetto, caspita. Di qua, non preoccupatevi dei bagagli, manderò qualcuno. Non pensavo di dover scarpinare, signor Dumet. Sono solo due passi, non è lunga. Davvero? Sembra tenere molto alla sicurezza. Mi chiedo cosa tema possa entrare. Forse dovresti chiederti cosa teme che esca. Jamie. Per dire. Guardi troppi film horror. È un uomo riservato. Lo sapevamo dall'inizio. Lo sappiamo da neanche due ore. Andiamo e basta. Mark, prendi la telecamera, voglio filmare un'introduzione. Potremmo riprendere l'ingresso alla casa, non serve tutto il viaggio. Solo Kate che parla in camera, poi vi dirigo, ok? Niente foto. Non registratemi in alcun modo. È chiaro, sono una persona molto riservata. Certo, signor Dumet, la Lonnit Entertainment è molto discreta. Vuoi la solita intro, Charlie? Certo. Luce buona. Io sono pronto. Erin? Suono a posto. Ok, proviamo la scena. Com'è il look di Kate? Il mio look è sempre perfetto. Ah, smettila di provare a sedurmi. Motore. Zack. Azione. Sono appena sbarcata sull'isola privata che dovrebbe ospitare cimeli originali del regno del terrore di H.H. Holmes. Ora sto raggiungendo la magione. Perfetto, Kate. Ora voltati verso la casa. E ora cammina. Ok, basta così. E stop. Adesso dobbiamo davvero andare. Agli ordini, signor Dumet. Di qua. Riprenditi nascosto, ok? Ovviamente. Il signor Dumet è una persona piuttosto rigida. L'ho notato. Dai un'occhiata in giro.
senza di lui. Ha diritto alla sua privacy. È sfuggente. Voglio capire cosa ha da nascondere. Cosa dovrei fare? Quello che hai fatto con i poliziotti a Glendale. Sul serio? Accidenti! Che è successo? Stai bene? Inciampata di nuovo nel Lego. Dovremmo portarla all'hotel. Oddio, la muovo appena. Jamie, resta con lei. Perché io? Sei il primo soccorso. Come quando l'hai curata a Glendale. Ah, sì. Certo. Andremo a prendere del ghiaccio e delle bende. Ne avete all'hotel? Certo, sì. Allora andiamo. Ma che succede? Dai, andiamo, ti racconto dopo. Hai ripreso a recitare? Sì, sì. Che vuole Charlie? Conoscere meglio il posto. E perché dobbiamo farlo noi? Io sono sexy, tu manometti i sistemi di sicurezza. Dai. Posso farti una domanda? Ma rispondi sincera. Sai, senza ribattere in modo sarcastico o con una frecciatina. Vale anche per te. D'accordo. Sii sincera. Lo show è ancora salvabile? Forse. Se qui sono custodite immagini o informazioni di portata epocale. Ti pare probabile? No. Al massimo filmeremo begli scorci. Nulla che ci salverà il culo. Bit of a scramble. Watch your head. Non ci aveva detto che avremmo fatto trekking. Cerca di non ammazzarti. Non voglio vedere Mark piangere. Grazie della premura. Davvero. E questa dove porterà? Su e giù dalla collina. Sì. E dall'altro capo che c'è? Lei vive su quest'isola? Shh, sta giù! Con la famiglia? Mia moglie è morta. Oh, merda. Scusi, mi dispiace molto. Coraggio, ci siamo quasi. Non ci hanno viste. Andiamo. È assurdo. Qua non c'è niente. What about over there?
Se amassi camminare nel verde, non vivrei in una città. Non mi pagano abbastanza per questo. Mi ricorda i miei campeggi estivi. Ok. Se riuscissi a spostare la cabina qui, attraverseremmo. Vedi il quadro comandi? È distrutto. Penso non ci sia corrente. Forse possiamo metterla in moto. Jamie, puoi sistemarlo? Genio! Cosa c'è di qua? Sentito? Cosa contengono?
va già molto meglio. Dovevo solo tenerla ferma un attimo. Adesso sto bene. Trovata una scorciatoia. Devo chiedervi di restare dove vi dico io. Certo, signor Dumet. Ci siamo. Proseguiamo. Restate tutti dove il signor Dumet possa vedervi. Grazie. Kate. Allora? Un campeggio degli orrori. Fa nulla. Non potrà tenere le carte coperte ancora a lungo. Questo è certo. Vieni o no? Ah? Soffri di vertigini? Forse. Sì. Merda! Moriremo tutti! Senti, vai! Oh Gesù, rilassati, Mark! È un bel salto! Riesci? Oh merda! Puoi farcela! Guarda avanti, non giù! Vai, vai! Sto bene. Sicuro? Ho guardato. Sotto c'è solo acqua. Tu sai nuotare. E comunque il ponte sembra bello solido. Credo. Coraggio. Ti aiuto. Ecco fatto. Vedi? Tutto bene. Non voglio guardare. Non guardare giù. Sì. Visto? Niente male. Grazie. Sai sempre come tirarmi fuori dai casini, tu. Forza, raggiungiamo il signor Dumet. Ma dove sono finiti? Chiedo scusa, ragazzi di città. Su, muovetevi, non abbiamo tutto il giorno. Wow, signor Dumet, questo posto è davvero magnifico. Davvero? Forse non sarà un weekend sprecato. Ciao. E tu chi sei? Ma che fai? Ho visto una bambina. Lassù. Forse la tua unica fan. E l'hai persa per sempre. Sei davvero un idiota. Qui è tutto molto fragile, vi prego, attenzione. È incredibile. Wow. Guarda qua. Ma è... una meraviglia. È davvero spettacolare. Posso chiedervi di firmare al banco gentilmente? Mancano dei bagagli. Staranno senz'altro arrivando. Li farò portare direttamente in camera. La trousse di Kate li avrà rallentati. Erin, le sigarette? Zaino blu. Sistematevi, io vi raggiungerò per cena. Alle 8. Signor Dumet, non so davvero come ringraziarla. Questo è un posto fantastico. L'ho detto che sarebbe andata bene, no? L'ho detto.
si vede. Impegni, impegni, impegni. Tu te ne vai in giro tutto il giorno e io devo restare qui a preoccuparmi. Sei sparito tutto il giorno senza dirmi neanche una parola. Questa è la canzone. Oh! Scusa, sei tesa. Oh mio Dio, me la sono fatta addosso. Com'è che non mi hai sentita? Stavo... Secondo me non siamo soli qui. Quando eravamo fuori, Kate ha visto una bimba a una finestra. L'ho vista anch'io, una bambina. Il signor Dumet avrà famiglia, domestici, magari amici. Chi lo sa? Comunque, questo posto mi dà i brividi. Beh, è particolare. Stavi cantando? Oh, sì, è la mia canzone coraggiosa. Questa è la canzone coraggiosa. La canto e non mi sento più paurosa. Non fa granché. Ma dai. 181. Dovrei essere dietro l'angolo. 183. È la mia. Ok. Ok, in bocca al lupo. Non perderti. Urla pure se hai bisogno di qualcosa. Grazie. Ci sono io. Niente paura. In realtà, ehi. Sì? Rimani mentre apro i bagagli e poi troviamo la tua stanza. Qualcosa mi dice che in questo posto è meglio non restare sole. Sì, grazie. Finirei per perdermi. Dai, solo un corridoio, dai. Ed eccoci qui. Beh, direi... intima. Mi piace l'intimità. Se dormiamo insieme come l'ultima volta, finiamo sposate. Tu parli nel sonno. Non so se te l'ho mai detto. Bene. E cosa dico? Non lo so, erano solo imprecazioni deliranti. Oh, ero sveglia. Stavo leggendo i post che pubblica Kate. È insopportabile. Ok, non mi odiare, ma è sempre stata gentile con me. Credo soffra per Mark più di quanto odia a vedere. Balle, è un automa. Dov'è il bagno? No, dai. Vecchio stile? Vecchio schifo. Pensa se mi scappasse nel mezzo della notte e mi trovassi Charlie sulla tazza. Suppongo non ci sia nemmeno il frigo bar. Oh. E invece ti sbagli. Che cos'è? Vino. Genio. No, ho paura che se iniziamo a bere... E mi sgriderà e mi farà sentire in colpa, di nuovo. Sì, lui fa così. Però siamo in pausa. Almeno finché non si gira. Che è meglio fare da sobrie? Non sto mica dicendo che dobbiamo sbronzarci da star male. Perché lo stai facendo? Ho sete. E poi... Sei carina se ti arrabbi. Io? Come? Mi trovi carina? Mm? Oh! Sei così goffa. Che direbbe Charlie? Lo so. Dov'è finito? È lì, proprio alla base del muro, lo vedi? Tutto ok? Merda! Vuoi spaventarmi? No! Per vendetta, beh, funziona. Sicura di stare bene? Beh, sì, forse non avrei dovuto metterti paura, vero? No, ma davvero non è colpa tua.
È solo che... fingo che non mi condizioni più di tanto. Non voglio dipendere da un inalatore. Provo a controllarlo, ma... tra polvere e allergie... devo solo fare attenzione. Sicura? Certo, sicura. Quindi, intima. Vuoi assaggiarlo? E ora sei avvelenata. Non è male. E sei sincera? È... piccon. Una buona annata. Sicura? Sento... retrogusto di rovere. Una nutina di cedro. No. E aggiungerei un intenso e corposo aroma di calzino macio. Oh mio Dio! Quanto ti odio! Che gran bugiarda! Oh, scusa, il vino fa schifo. Lì ho mentito. Davvero? Scusa, per ciò che ho detto. Non volevo imbarazzarti. Beh, sai, è che... siamo colleghe. Charlie non fa che ripetermi di essere professionale. Certo. No, cioè, no, non è che non mi faccia piacere. Erin. No, che non ti trovi carina anch'io. È solo che... No. Oddio, scusa. Tranquilla. Pensavo che tu... sono un idiota. Io... volevo solo flirtare un po', non pensavo... Non posso credere di averlo fatto. Ma chi è? Te ne stavi nascosto come un pervertito? Scusa, ho interrotto qualcosa? No, parlavamo di lavoro. Ci preoccupa che l'impianto non regga le luci. Non mi interessa cosa fate tra voi. E che ci fai qui? Non trovo la mia stanza e voglio una cazzo di sigaretta. Questi simboli strani sono numeri. Aumentano e decrescono in ordine. Grazie, ho già guardato di là. 10 minuti e butterò giù un piano della nostra prima ripresa. C'è tutta la sera. Non si può dopo cena. Vorrei riposare dopo aver camminato così tanto. Iniziamo a girare dopo cena. Vi do 10 minuti. Ok, scendiamo tra un attimo. Erin, ho guardato nello zaino blu. Niente sigarette. Io le avevo messe lì. Fammi vedere. Magari uno di noi è daltonico e non sa riconoscere uno zaino blu. Parliamo dopo? Sì, certo. Se resta tempo dopo le riprese. Cercate di non perdervi. Andiamo, andiamo! Forza! Dove diavolo se ne vanno?
Quindi? Un attimo. Oh, Kate ti manda questo. Abbattere i muri, orientarsi nel labirinto dell'ansia. È una presa per il culo. Penserà che possa aiutarti a gestire lo stress. Proprio per niente. Non sono stressato, ok? Ti sembro stressato, cazzo? Ero retorico. I tuoi biglietti sono venuti bene. Ah, sì. Il rilievo fa una gran bella differenza. Agli anziani piacciono queste cose. Del mestiere. Anziani del mestiere. L'ho stampato su cartoncino e messo un logo argentato. Cavolo. Avrei dovuto darne uno al signor Dumet. Le hai trovate? No. Ero sicura di averle messe qui, ma non capisco. Gesù. Beh, smettila di rovistare come una matta e procedi con ordine, su. Methodico. Zaino blu, tasca anteriore, mi ero proprio fatta una nota mentale. Sono sparite. Sparite? Così nel nulla. Secondo te me le hanno rubate? Io non... In realtà Kate ne sarebbe capace. O Jamie. Mi spiace. Niente, portiamoci avanti col lavoro. Questo posto è enorme e di certo da qualche parte ci saranno delle sigarette. Non puoi farne a meno? C'era un bar alla lobby. Lì avranno delle sigarette, giusto? In realtà è vietato fumare nei bar, per cui... Dai, controlliamo. Se le trovi prima tu, ti perdono tutto. Questo posto è davvero enorme. È una fortuna averlo trovato. Temi che faccia sembrare miseri gli altri episodi? Lo sono, purtroppo. Questo è l'episodio che passerà alla storia. Ci vinceremo un Emmy? Esatto, così mi piaci. Fidati di me, Erin. Ho grandi progetti. Pensi che faremo un'altra stagione? Di quello mi occupo io. Mettimi in condizione di lavorare tranquillo e non ti lascerò mai senza stipendio. D'accordo? Certo. Ehi, Charlie, la prossima stagione mi piacerebbe avere un po' più di libertà con l'audio. Sai sperimentare? Erin, il tuo attuale contributo all'azienda è già di per sé molto prezioso. Portarti le borse e passare in lavanderia? Beh, certo. Per fare carriera in questo mondo devi partire dal basso. Accettare un po' di gavette. Sai, penso dovresti assumere un assistente. Un assistente? Era un'idea stupida, Charlie, è solo che... Un assistente? Un assistente personale? Più o meno. Così ti aiuto con il montaggio. Come dici? Il montaggio? Per fortuna sono sparite soltanto le mie sigarette e non tutta l'attrezzatura. Il mix audio... Penso tu abbia così tanto da insegnare, tanta esperienza. Sarebbe un'occasione per trasmetterla ad altri. Già, forse hai ragione. E un assistente non perderebbe le mie sigarette, giusto? Esatto. Senti, ti interessa ancora dirigere film, Charlie? Io sto dirigendo. No, parlo di cinema. Grosso budget. E delle star. Erin, tieni a mente quello che sto per dirti. Nel lavoro che facciamo, ed è un lavoro importante, la verità è la star. Giusto. Sì, scusa, Charlie. Quindi tu non vuoi girare film? Cambiamo discorso.
Ehi, forse Dumet è nell'ufficio sul retro. Puoi chiedere a lui delle sigarette. Erin, ecco la chiave. Dici se vado a cercare un negozio di souvenir. Oggi ho già avuto un attacco d'asma e tutta questa polvere è proprio quello che dovrei evitare. Potrebbe avere delle sigarette. Sicuro. Brava. Ehi là! Wow! Un animatrone! Fantastico! Cosa desidera, signor Dumet? Vorrei un pacchetto di sigarette. Delle sigarette, per favore. Neila? Neila? Un pacchetto di sigarette. Troppo bello per essere vero, fa niente. Grazie, barista robot. Certo, signore, al suo servizio. Non ci credo, cazzo. Grazie mille, mio amico Automa. Molto gentile. Sì! Sì! Ah, ovviamente vuole la cifra esatta. Cazzo! Prossimo offro io. Promesso. Sì. Vieni da papà. Ehi. Ehi. La vita sarebbe tanto migliore con quelle dentro le mie tasche. Cosa? No! No, ti prego! Ho avuto una giornata di merda! E tu la stai peggiorando.
Oh, sì. Oh. Cosa? No, brutto pezzo di merda, non puoi farmi questo! Vecchio rottame, dammi le forze! Dammi le sigarette! Dannato. Ok, ora vado a chiamare il mio tecnico e ti faccio aprire come una scatoletta. Ehi, Charlie! Sì? Sono ancora al bar. Penso sia ora di cena, dovremmo radunare gli altri. Sì, arrivo. Ma tornerò per te con una cazzo di spranga. Sei solo qui dentro? Chi c'è dietro il bancone? Cosa? Ehi, ho avuto un'idea per l'introduzione. Vuoi girare? Sì, se portiamo a casa la scena, forse Charlie la smette di riscrivere tutte le mie proposte. Sì. Ok, certo. Beh? Niente. Un secondo e preparo tutto. Dovrei credere che niente abbia quell'espressione? Sì. Quanto vuoi pulire quell'obiettivo? Sto solo preparando. Ah, sì? Sì. Sempre ossessionato dai dettagli, Mark. Corri un rischio per una volta e fai... Ti sei lamentato per una settimana prima di rifiutare quell'offerta di lavoro solo perché avresti dovuto prendere un treno in più. Non era il lavoro giusto. Il treno è stata una conferma. Un po' poco. Non ci credo. Puoi anche non crederci. Dai, giriamo questa scena. Usiamo la luce naturale, facciamo da soli. La lobby aveva un lucernario? Non ricordo. Basta che appaia decente. Sei perfetta in ogni luce, tranquilla. Cerchi di addolcirmi? Eh sì, funziona. Un pochino. Oh, va bene. Mark, perché fai credere a tutti che ti ho mollato io? Se Jamie sapesse la verità, mi darebbe tregua. Forse lo danno per scontato. Non so se sia adorabile o egoista. O entrambe. È quasi l'ora d'oro. Troveremo un buon posto. Non capisco perché voi fotografi la chiamiate così. Durerà forse 15 minuti. Sì, ma solo se non si ha un buon riflettore. 15 minuti. Non uno di più. Dai, cerchiamo una buona luce e iniziamo. Grazie per l'aiuto. Ti servo solo perché hai le braccia troppo corte per un buon selfie. Non ho le braccia corte. Dove si va? Dalla balconata c'è una buona prospettiva. Cerchiamo come salire.